Stiamo camminando al centro della Galleria Umberto, che probabilmente è uno dei simboli più famosi della città di Napoli. Fu costruita nel 1890 dopo soli 3 anni di lavori. E questa velocità non dovrebbe sorprenderci, perché l'intento dei costruttori era quello di dimostrare la potenza dello Stato italiano in città. E non è un caso che la galleria sia intitolata al re Umberto di Savoia, perché proprio lui fu particolarmente attivo nella città di Napoli durante il colera. Stiamo mettendo i piedi su quello che un tempo doveva essere il rione Santa Brigida. Era considerato però malfamato, sovraffallato e soprattutto malsano, tant'è vero che si credeva che proprio qui fosse nato il colera. Ovviamente era un'esagerazione. Tra parentesi, ci venne a vivere anche Goethe, quando ovviamente esisteva ancora il rione. In ogni caso, questa fu l'occasione per radere tutta la città al suolo e ricominciare con una nuova architettura. Più in generale, la fine dell'Ottocento fu un tempo di cambiamento immenso per la città di Napoli. Basta pensare che fu costruito anche il nuovo rione Vomero, oppure Santa Lucia, o ancora Corso Umberto. Il progetto fu affidato a un team di ingegneri e architetti napoletani, e se guardiamo da qui, dal lato dell'ingresso di Santa Brigida, ci sono due dettagli che li ricordano. C'è infatti il busto di Emanuele Rocco e l'altro di Antonio Curri, che furono i due capi del team. In realtà però questo omaggio è di epoca un po' più recente, infatti furono costruiti in epoca fascista. All'interno della galleria ci sono molte targhe che ricordano avvenimenti che accaddero prima della sua costruzione e anche dopo. Infatti c'è una targa che ricorda l'arrivo di Goethe, oppure alle mie spalle la fondazione del quotidiano Il Giorno di Matilde Serao. I lavori furono colossali, perché dopo l'abbattimento dell'antico rione fu necessario addirittura ricostruire la rete fognaria, che risaliva ai tempi di Don Pedro di Toledo, quindi nel 1500. E poi fu costruito un soffitto altissimo in metallo a 57 metri da terra, e infine un'illuminazione elettrica all'interno della galleria, che fu un fatto rivoluzionario per la città di Napoli, anche se proprio Toledo è una delle prime strade d'Italia ad aver avuto l'illuminazione pubblica. I lavori però portarono anche parecchie rogne ai costruttori, in quanto ad esempio fu necessario indennizzare il proprietario di Palazzo Barbaia, che fu tra le tante cose anche la residenza di Gioacchino Rossini. Il problema vero però fu rappresentato dalla Curia, perché fece una guerra senza quartiere alla costruzione di Galleria Umberto, dato che non voleva che venisse abbattuta la chiesa di San Ferdinando e anche la chiesa di Santa Brigida. Alla fine la ebbe vinta e le due chiese sono ancora qui. La Galleria Umberto è di pochi anni più giovane rispetto alla sua cugina milanese, la Galleria Vittorio Emanuele II. Però c'è un piccolo dettaglio che la rende unica, e questo è il Teatro Margherita, e noi siamo vicino al suo ingresso. Fu il primo caffè chantant d'Italia e fu un ritrovo di tutta la borghesia napoletana. Purtroppo però la guerra lo rese inagibile e rimase così fino agli anni 60, quando fu riaperto, e poi diventò addirittura un cinema a luci rosse. Negli anni 80 fu chiuso e abbandonato, e oggi è diventato invece un locale per eventi e fortunatamente è stato recuperato completamente. Ed oggi eccola qui, a metà fra degrado e austerità, fra bancarelle e ristoranti, ma ancora adesso, come nei tempi in cui fu inaugurata, capace di regalare un colpo d'occhio mozzafiato a tutti i turisti che sanno alzare lo sguardo.